cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 35. Buongiorno e ben ritrovati. Eccoci carissime amiche, siamo di nuovo qui nel nostro studio, nel vostro centro cartomanti europei, a dare inizio a una nuova puntata. Oggi sono di nuovo io, Rosa, a cogliere e aspettare le vostre chiamate. Vi invito di contattarci ai numeri telefonici 0773 49 3505 e anche il numero 899 361015. Vi ricordo una novità anche, che dal 1° aprile riparte il concorso delle streghette. Quindi, parlando con le nostre grandi esperte della divinazione, potete raccogliere i punti e ritirare ricchissimi premi, per esempio soggiorni indimenticabili per due, tante ricariche telefoniche e tanti minuti di conversazioni gratuiti con le nostre migliori cartomanti. Ovviamente ogni minuto di conversazione è un punto guadagnato, quindi affrettatevi, carissime amiche. Vi invito anche di nuovo di andare sul nostro sito, sempre su www.cartomantieuropei.it. Potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, La Vera Cartomanzia Rinascente.tel, su YouTube al canale sempre Cartomanti Europei e di nuovo sul nostro sito, oramai lo sapete benissimo, www.cartomantieuropei.com. Di nuovo vi invito anche contattarci ovviamente sui nostri numeri contatti telefonici 0773 49 3505 e il numero 899 361015. Vi invito anche di scrivere Astri sempre al numero 48838888 per ricevere un messaggio con dei consigli sui astri dal nostro astrologo Azus. Sempre sullo stesso numero vi invito di inviare un messaggio, un SMS con scritto Fortuna al numero 48838888 e potete ovviamente abbonarvi al servizio per ricevere i previsioni del lotto sul vostro cellulare. Di nuovo, carissime amiche, ecco. No. Buongiorno, sono Rosa. Buongiorno, sono Giovanna, ma sono in diretta, no, sì, vero? Sì, siamo in diretta, Giovanna, benvenuta in linea. Volevo sapere, sì. Per me, voglio dire. Sì, allora. Giovanna, benissimo. Mi puoi dare i tuoi dati, Giovanna, quanti anni hai e di che segno sei? Cancro sono e 49 anni. Benissimo. Allora, che cosa vogliamo chiedere alle carte nei tuoi confronti? Per Felice. Per Felice? Sì, sì. Allora, Felice, quanti anni ha lui? 54. 54. E il segno di lui è? Gemelli. Allora, fra te e Felice c'è una storia, un percorso, una conoscenza? Sì, sì, ci conosciamo, certo. E l'ultimo contatto era? Ora da 2 anni che non lo vedo. Da 2 anni che c'è un fermo, un blocco. Sì, ma è sposato, vedi? È sposato. Allora, la domanda che vogliamo fare nei confronti di Felice è? Non mi sentirà più lui. Se ci saranno delle novità, dei cambiamenti? Sì, ma non so, lui è partito, ma ora è arrivato, non so che ha. È partito? Ora è a Reggio, a casa. Ah, sta a casa, è tornato, sì. Quindi? Sì, ma non so quello è, mi ha detto a me che si è operato, non lo so. Ma lo sai, riguardo alle situazioni fisiche, le carte non rispondono, ma noi vediamo Felice nei tuoi confronti prima di tutto, quello che a noi interessa. Ecco. Allora, visualizzami Felice e dammi lo stop quando vuoi. Stop. Destra, sinistra o centro? Sinistra. A sinistra. Allora. Allora, prima di tutto, le carte portano che una situazione fino a un certo punto molto tesa vicino a te tende a alleggerirsi, quindi un fermo,
un blocco che c'è stato fra voi due tende a alleggerirsi. Le Che vuol carte dire? vuol dire che la situazione si migliora, inizia un percorso di miglioramento riguardo ai Meno contatti. La carta della consolante sorpresa che porta che tu in questo, diciamo, in questa ripresa non hai tante speranze, giusto? No. Ecco, sei sfiduciata perché ovviamente dici 2 anni non sono stati 2 mesi né 2 giorni. È un Sì. percorso di tempo in cui lui poteva cambiare ovviamente le situazioni e non l'ha fatto. Ma al di là di tutte le tue aspettative, Giovanna, le carte mi danno che da lui arriveranno delle notizie rassicuranti e anche dei avvicinamenti. Ecco, Speriamo, bella. perché la carta della consolante sorpresa ti dà la riuscita di una impresa? Che vuol dire? Spiegami. Vuol dire in questo caso almeno l'inizio di una ripresa esce fuori. Poi ovviamente per migliorare il percorso ci vuole un po' di più tempo, ma l'inizio, la conversazione iniziale, questo rompere il ghiaccio, le carte te lo fanno vedere, anche perché le carte mi danno la carta dell'ammalato, non esce tanto il suo malessere fisico, ma quello emotivo, quello abbattimento psicologico dentro di lui. Probabilmente quello che ha dovuto affrontare non è stato facile. Cadeva lui. Le carte non danno indizi precisi, un malessere, un abbattimento forte, una situazione difficile da gestire, danno le carte. L'ammalato, la carta dell'ammalato, ecco, esce fuori, Giovanna, però questa carta non rappresenta soltanto il malessere lui fisico, rappresenta ben altro, come se fosse un abbattimento forte per quello che ovviamente ha passato, ma l'importante è che esce una situazione che cambia, cambia in un modo radicale. La carta dell'Imeneo, che è una bellissima carta, porta dei cambiamenti, delle comunicazioni che porteranno ai cambiamenti. Una situazione che si migliora fra voi due. Senti, Prego. volevo sapere con la moglie come va. Allora, ma Sì, lo sai come si però chiama questa moglie? no, non me lo No. sentirà più, ma sono in diretta alla televisione, io sì. Sì, potrai vedere pure le puntate più tardi. Ecco, allora, non lo sai come si chiama questa moglie? No. No. Allora, vediamo un po' felice nell'ambito familiare, nei confronti di questa moglie. Va bene? Sì, non mi ama a me, che idea ha? Allora, vediamo prima nei tuoi confronti oppure nei confronti della moglie? Non mi chiamare Giovanna, che non faccio, non Ecco, capisco la voce. allora vediamo prima nei tuoi confronti, Giovanna. Ecco, allora visualizzami felice e dammi lo stop. Destra, Ma sì. io come esco io? Bene, come esco io? Allora Insomma. vediamo. Destra, sinistra o centro? Destra. Destra. Allora. Sei brava, no, Sato. Grazie, Ma non grazie. so, non so, non ti conosco, non ti ho visto mai la tele. Sì. Allora, le carte portano già dall'inizio nei tuoi confronti perché noi la stesura lo stiamo facendo per voi due. No, non la Quindi, conosco. Non la, ecco. no. Allora, la matrice esce la carta finale della stesura e in questa carta le carte rappresentano te. La matrice sei tu. Quello che c'è stato non è cambiato nel corso di questi 2 anni. Probabilmente si è diminuito un po' i contatti, sono fermati i contatti. Però le carte danno la matrice che porta ovviamente l'attrazione nei tuoi confronti che rimane forte, ma anche la carta della riunione, un avvicinamento fra voi due. Con dei passi piccoli però, perché lui pure andrà piano, ma pure tu da parte tua, Giovanna, andrai piano, perché ovviamente i 2 anni non sono passati così liscio, in un modo così liscio nei tuoi confronti. Quindi un avvicinamento, la leggerezza di nuovo, la costanza che porta il cambiamento e mi esce un chiarimento, un incontro che porterà il chiarimento. Quindi l'inizio di un percorso di un miglioramento fra voi due. Va bene, Giovanna? Ok, Va bene, volevo sapere, prego. il 990 riesce a Venezia.
Sì. Allora, vediamo un po'. Hai intenzione di giocare? No, sto giocando Stai lunedì, giocando. anche di giovedì e sabato. Allora, vediamo un po' se ci sarà la vincita. Sì, Giovanna, mi senti? Ecco. Allora, dammi lo stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Centro. Allora, la carta iniziale che esce fuori è la carta dell'allegrezza, la soddisfazione nei tuoi confronti. L'allegria, una carta molto, molto indicativa, porta anche la soddisfazione da parte tua, la vincita, ma nello stesso tempo la consonante sorpresa porta una vincita che non sarà quella che ti cambierà la vita, ma che ti farà star bene. Probabilmente le carte ti invitano di giocare i tuoi numeri preferiti, Giovanna. Ma Va bene? quando esce? Allora, non so quando avrai intenzione di giocare, in questi giorni, domani? Sì, domani. Perché esce la consonante sorpresa Ah, in può questo uscire caso. domani? Sì, Domani no. probabilmente esce domani perché la carta della consonante sorpresa esce in seconda linea. Senti, sono in Va privato bene? io. Ti volevo in privato io. Come posso fare? Allora, potrai chiedere ai nostri centralinisti sempre sul numero 0773 49 35 05 oppure con 899 36 10 15. Va bene? Ora, qua quando ti posso chiamare io? Sì, in qualsiasi momento, anche adesso. È più tardi perché c'è Quando molto mia vuoi, quando vuoi. sorella, la dice appunto, Sì, la dottore sì. muore. In un secondo momento, quando te lo senti, quando stai più comoda. Va bene, Senti Giovanna? un po', la salute io voglio sapere, per me, ora non puoi fare più. Riguardo alla salute, Giovanna, purtroppo le carte non rispondono. Ah, Non e che possiamo dice? rispondere. No, in generale non rispondono, potranno vedere le questioni d'amore, situazioni diciamo di litigi, però riguardo ovviamente la salute, le carte non rispondono. Va bene? Ok, Rosa, ci sentiamo Ti la ringrazio settimana. tanto e ti auguro buona Ciao. giornata e tanti auguri di buona Pasqua. Pure a te, Rosa, Grazie, anche a te, grazie, bella, grazie. grazie. Ciao. Allora, amiche care, io vi ringrazio tanto, vi auguro che passate una bellissima Pasqua e alla prossima, un bacione a tutte. Cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 35.